San Ricordo Cippe Forcill. Ma che cos'è questo cippo di Forcill? Eccolo qua. Stiamo parlando di un cippo di mura che erano di origine greco-romana, quindi o erano le mura Herculanensis oppure le antica cinta muraria della città di Napoli, che sono state ritrovate durante i lavori del risanamento, quindi lo sventramento, la nascita di Corso Umberto ha portato a questi grandi ritrovamenti. Ma Forcella non è famosa soltanto per il cippo di Forcella. A Forcella, per esempio, è nato al Teatro Trianon Miseria e Nobiltà. A Forcella c'è stata la deputazione di San Gennaro, è nato il culto di San Gennaro. Proprio nei pressi di Corso Umberto iniziamo la nostra passeggiata e il primo edificio che incontriamo è l'ospedale Cardinale Ascalesi, nato sulle rovine delle antiche mura del monastero trecentesco, che fu poi modificato nel Cinquecento dalla regina Sancia d'Aragona, la quale fece delle vere e proprie rivoluzioni, delle politiche assistenzialiste per le prostitute. Infatti furono internate per essere protette dalle malattie che dilagavano. Nel 1928 l'ospedale Cardinale Ascalesi fu finalmente inaugurato, ma avvenne una cosa più unica che rara. Infatti l'ospedale fu dedicato al Cardinale Ascalesi, che era vescovo di Napoli, pensate un po', da soli 4 anni. E di fronte all'ospedale abbiamo la famosa fontana della Scapigliata. In realtà il suo nome sarebbe Scompigliata, è il popolo napoletano che ha storpiato in Scapigliata. Qui c'era anticamente uno scoglio, una roccia sulla quale si abbattevano dei getti d'acqua, creando dei veri e propri giochi d'acqua. Oggi questo scoglio è stato distrutto durante i lavori del risanamento ed è stato piazzato questa pietra. Pensate un poco, tra i vicoli di Forcella anticamente giungevano quotidianamente la regina Giovanna e suo fratello, il grande re Ladislao, perché proprio qui c'era la cappella di famiglia, la chiesa privata. Questo per farci capire che fino al basso medioevo Forcella significava essere ricchi, c'erano i baroni, c'erano i nobili, che infatti possiamo riscontrare, rincontrare proprio sulle insegne dei palazzi che conservano ancora gli antichi stemmi delle famiglie nobili. Ed eccoci qua, siamo giunti tra via Forcella e via Giudeccavecchia, il cuore di Forcella. A proposito, come mai si chiama via Giudeccavecchia? Infatti anticamente qui c'era il ghetto ebraico della città di Napoli. Ma torniamo a noi, Forcella perché ha questo nome? Teoria numero 1. Forcella prende questo nome per via della sua forma, basta vedere dietro le mie spalle. Teoria numero 2. Forcella prende questo nome per il sedile che comandava all'interno della zona di Forcella e il suo simbolo era proprio una Y. Teoria numero 3. Anticamente a Forcella c'era la scuola dei pitagorici e il simbolo sacro, un po' esoterico, dei pitagorici era proprio la Y, la forma di Forcella. Pensate un po', proprio in queste zone dove c'era un tempo le famiglie dei nobili come i Caracciolo, i Carafa o gli Orsini, ai tempi dell'antica Roma esistevano dei giochi olimpici che si svolgevano proprio su tutta la zona di Forcella. Si chiamavano Sebastà ed erano dei giochi che si svolgevano ogni 5 anni. Arrivavano a Napoli circa 230 città dell'antica Magna Grecia e si sfidavano a dei giochi. Piccola curiosità, praticavano questi sport anche le donne. E dopo aver superato Via dei Carbonari, chiamata così perché anticamente c'era la famiglia dei Carbone, non perché si lavorava il carbone, ci troviamo in Via Crocelle ai Mannesi. Chi erano questi Mannesi? Erano degli amanuensi, erano dei falegnami che lavoravano i carri. Infatti ci troviamo proprio nelle vicinanze di Vico Scassacocchi. Ed è incredibile pensare che dopo l'eruzione del Vesuvio l'imperatore decise di trasformare tutta la zona di Forcella in un grandissimo complesso termale. E oggi ci troviamo all'ingresso di Forcella, dove c'è il murales di Iorit che ha ridato lustro e dignità a una zona che è diventata finalmente una delle più belle cartoline di tutta la città di Napoli.